Ethan! Lisa! Ehi, ma voi due vi conoscete? Sì, eravamo fidanzati al liceo. Cosa? Ma è una storia vecchia. Ora siamo solo amici, giusto? Sì. Oh mio Dio. Ora è meglio se vado. Ben arrivato in questa università. Grazie. Ciao, ci vediamo. Ciao. Cosa? Il tuo ex è qui, in camera con Rob per giunta. Già. E tu non dici niente. Scusate, sono ancora ferma alla notizia che Rob si è dichiarato. Troppe notizie sciocche in una volta sola. In 7 mesi qui ti sono successe più cose a te che a me in tutta la vita. Per forza, non si muove mai dalla camera, cosa vuoi che le succeda? Beh, Kim, se vuoi movimentare un po' la tua vita, esci un po' da questa stanza. No, no, grazie. Preferisco la mia noiosa, abitudinaria e solitaria vita che tutti i tuoi drammi esistenziali e amorosi. Ok, come non detto. Allora ragazzi, da oggi cominciamo il laboratorio di programmazione. Oh, finalmente un progetto interessante. Già, lavorerete a coppie. Dovete prepararmi un sito web abbastanza completo, con una grafica accattivante. Ok, va bene. Tu, Crystal, lavorerai con Daniel. Ok. Oh no. E ora vi dirò le altre coppie. Ehi, Daniel, yuhu! Oh no, eccola. Ciao, Daniel. Ciao. Ci vediamo oggi pomeriggio dopo la pausa pranzo in camera tua. Così cominciamo subito il progetto. Ok, a dopo. Ciao. Ciao, Crystal. Beh, almeno sai il tuo nome. Ah, c'è poco da ridere. Io dovrò lavorarci insieme per tutta la settimana. Anzi, sarò io che dovrò lavorare. Le capacità di Crystal si limitano a organizzare balli e a mettersi lo smalto divinamente. Eh già. Allora, dove cavolo sono? Scusa. Oh, il mio piede. Ah, che dolore. Oh, caspita, scusami tanto. Sono un imbranato, scusami. Ok, non fa niente. Porta pazienza, è che è il mio primo giorno qui. E questa università è così grande. Non capisco più dove sono. Vabbè. Anche a me è successo il primo giorno. Continuavo a guardare la cartina, ma non capivo niente. Beh, allora capisci la mia situazione. Se vuoi, ti faccio fare io un bel tour. Davvero? Lo faresti? Certo. Avrei tanto voluto che qualcuno lo facesse con me il primo giorno. Ero completamente spaesata. Poi però sono entrata nelle cheerleader e mi sono integrata per bene. Wow, nelle cheerleader? Sì, e quando ero più magra e più carina. Beh, io ti trovo bellissima. Davvero? Certamente. Forza, cominciamo dalla biblioteca. Ok. Allora, vediamo di cominciare. Io direi di usare questo layout e cominciare a personalizzare la pagina. Sì, e poi... Crystal, per fare un lavoro più veloce e non perdere tempo, io direi che tu puoi stare lì a guardare, così io lavoro in pace. Ma... Zitta, mi sconcentri. Daniel, sbaglio? Questo sarebbe stato un lavoro di squadra. Sì, lo so, la professoressa ha detto così. Ma credo che se lavorerò da solo lo velocizzeremo tutto. Ah, se vuoi, c'è una rivista di gossip. Tu credi che il mio unico interesse sia il gossip? No. Meno male. Anche l'organizzare gli eventi mondani della confraternita e controllare il look trend del momento. Beh, se vuoi tanto saperlo, il codice HTML che stai usando per quella sezione è sbagliato. Cosa? Tu capisci qualcosa dei codici HTML? Sì. E se vuoi che ti dica la verità, questo layout non mi piace per niente. Anche il font non cattura per niente l'attenzione. Allora, fammi provare questo. Wow, Crystal! Sì? Perché? Perché cosa? Perché in tutto questo tempo ti sei sminuita così.
perché ero impegnata a diventare come mia madre. Crystal, devi dimostrare a tutti le tue potenzialità. Chi sei veramente? Chi? Una nerd dell'informatica? La mia vita sociale qui dentro sarebbe finita. Sì, ma troveresti amici veri, che hanno i tuoi stessi interessi, con il quale essere davvero te stessa. Senti, Daniel, finiamo questo compito e non ne parliamo più, ok? Non sono ancora pronta. Anzi, ti pregherei di non dire a nessuno che ti ho aiutato. Ma così il merito del compito sarà tutto mio. Esatto, ma non importa. Devo mantenere il mio status sociale. Forza, continuiamo. Crystal, io non ti capisco. Ehi là, ragazze! Amber, che hai? Sembri super gasata. Ho appena conosciuto il ragazzo perfetto. Oh, finalmente! Beata te. È carino, dolce, gentile. E mi ha detto che sono bella. Wow, sembra davvero perfetto. Già, sì. Amber, mi sono dimenticato di chiederti una cosa. Sì, dimmi pure. Oh? Ethan! Lisa, ci incontriamo di nuovo. Quello Ethan. Già. Vi conoscete già? Sì. Ethan è l'ex fidanzato di Lisa. Sì, è il mio ex fidanzato. Cosa? Just loving this moment.